Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sarà più che altro una suggestione sul Don Giovanni come tematica, come atteggiamento, come malattia, come carattere, come film di Carmelo Bene. E anche proprio oggi ho trovato questo libro di Murakami, popolare libro di Murakami, e leggendo scopro che il commendatore a cui si riferisce è il commendatore presente nell'opera Il Don Giovanni di Mozart. Quindi cosa significa che questa figura anche di emarginato, di eroticamente morto, cioè talmente erotizzato da essere quasi necrofilo, è il commendatore di Haruki Murakami. È insomma il motivo base del libro di Murakami. Mentre per Carmelo Bene, Don Giovanni è arte, leggo dalla sua stessa dichiarazione, Don Giovanni è arte fatta a pezzi, musica a brani. Don Giovanni è un trattato sulla morte, sulla putrefazione dei morti ancora viventi. È il momento più lirico del mio cinema. Quindi, in effetti, fu un film, anche questo, con colonne sonore, molto artistico, con colonne sonore appunto del Don Giovanni stesso, di Mozart, di Prokofiev, di Mussorgsky, di Bartok, di Bizet, come al solito nei film di Carmelo Bene. Ebbe ancora meno successo di Nostra Signora dei Turchi, ed è di 2 anni dopo, è del 1970, ed è tratto da Il più bell'amore di Don Giovanni di Barbey Dorevalli, lo scrittore del Don Giovanni francese. Tanto per capirci, questo tizio qua. Quindi c'è un Don Giovanni letterario, ovviamente, ma poi c'è anche il Don Giovanni musicale di Mozart, che tutti confluiscono un po' in questo film, in quest'opera di Carmelo Bene, che come al solito, no, non so, in realtà cita anche Shakespeare, mi sembra, in questo film, un film molto disturbante, tutto in bianco e nero, con un montaggio appunto frenetico, e anche con parti artistiche, attori che si mettono nelle posture della Venere allo specchio di Velázquez, anche perché poi il film termina con la frase borghesiana, appunto di Borges: gli specchi e la copula sono abominevoli poiché moltiplicano il numero degli uomini. Quindi Don Giovanni in realtà in un certo senso è Don Giovanni, diciamo, è anche la rinuncia borghesianamente, cioè è colui che anche Schopenhauer, anche, è un pessimista, ecco, anche a livello di Schopenhauer, Don Giovanni è colui che verifica che incontra comunque l'impossibilità, l'assenza e della volontà, quindi la volontà di non avere volontà, cioè la rinuncia alla volontà schopenhaueriana, che consiste appunto nella volontà di specie, che viene vista come qualcosa di negativo, di pessimistico. Per questo alla fine Don Giovanni è un eterno, è un uomo comunque fuori dal gregge, appunto, cioè che cerca di stare distaccato, insomma, di stare dove ci sono poche persone, di stare un po' defilato, perché appunto lo dice alla fine: gli specchi e la copula sono abominevoli poiché moltiplicano il numero degli uomini, lo dice Borges. Quindi questa rinuncia alla nascita, che poi è sempre stata il tema di Carmelo Bene, della non nascita, eccetera, e fa parte comunque anche di un pensiero, se vogliamo, anche di radice, matrice orientale, che poi in Occidente ha avuto soprattutto come interpreti,
come insomma, che hanno approfondito questo e sviluppato anche in maniera originale questo pensiero, Arthur Schopenhauer. Ora, il libretto d'opera non si può leggere, il libretto del film, insomma, una, no, in questo caso una trascrizione non c'è qua nell'opera Omnia, perché comunque si tratta di un film, però magari è presente un libro, magari potrebbe esserci presente insomma, una trascrizione come io ho trascritto il film Nostra Signora dei Turchi, l'ho trascritto io nella mia tesi di laurea triennale, ho fatto questo lavoro di trascrizione di tutto il film, perché è differente comunque dal libro. Vittorio Bodini, il poeta, è un attore in questo film di Don Giovanni. Quindi c'è questo cameo, questa comparsa in attesa. Poi sicuramente tutta questa filosofia pessimistica dongiovannesca, oltre che a far venire in mente Mozart e avendo tutt'oggi strascichi, ancora Haruki Murakami fa grande successo, parlando ancora di questa tematica, di questa reminiscenza che accompagna tutto il percorso del libro, che poi non parla di un Don Giovanni, però parla del commendatore, quindi del fallimento, la sensazione di fallimento, per questo l'assassino del commendatore, che è il commendatore del Don Giovanni di Mozart. Ovviamente questo non è sempre esplicito, però comunque accompagna un po' tutta l'atmosfera del libro. Questo pessimismo schopenhaueriano, che poi è di matrice comunque orientale, cioè la rinuncia al desiderio, alla volontà, il nulla, analizzato anche bene in questo libro che tenta un po' di trovare l'orientalità, i stilemi orientali nella filosofia occidentale, quindi che ci sono delle differenze fondamentali, però si possono anche fare degli accostamenti. Tess dei D'Urberville, non so se avete presente Thomas Hardy. Thomas Hardy, io devo ammettere che a parte nelle lezioni di inglese non l'ho mai letto, però effettivamente è stato un grande interprete dopo il periodo vittoriano verso il modernismo dell'ispirazione schopenhaueriana, cioè il cosiddetto immanent will, cioè la volontà, la rinuncia alla volontà. Will sarebbe il volere, la volontà. Quindi sicuramente questo si trova in Tess dei D'Urberville, che appunto parla di questa ragazza bellissima, che però appunto una storiella appunto abbastanza da educande, come si potrebbe dire, nel senso che c'è tutta una seduzione, poi il figlio che nasce però viene chiamato sofferenza, sorrow, quindi insomma una trama che ha tutto un programma. Poi fugge in Brasile e così via. Mentre il più famoso è il famoso Via della pazza folla, come dice il titolo, anche in questo caso qualcosa di solitario, quindi il protagonista finisce veramente in solitudine, Gabriel Oak. E anche in questo caso c'è un amore, come sempre, questi romanzetti poi d'appendice, però per questo l'ho un po' scartato. In realtà ci sarebbe anche un pessimismo dopo nei finali di questi libri, che è l'amore di Gabriel Oak per Bezzabea. Quindi, insomma, come dire, attraverso il tempo questi miti comunque di pessimismo anche schopenhaueriano, che poi è collegato sicuramente all'Oriente, continua a essere un tema anche nel Don Giovanni di Carmelo Bene, esplicitamente richiamato a Schopenhauer, e nel Don Giovanni di Mozart, che è sotteso appunto, è incluso in entrambi gli autori, sia in Carmelo Bene sia addirittura anche nel nuovissimo romanzo, anche di buon successo, che è L'assassino del commendatore di Murakami, che penso sia uscito appunto anche proprio negli ultimi 5-6 anni, se non meno. Quindi con questo vi faccio un caro saluto, perché questo è un altro bel libro di Murakami e spero che vi sia piaciuta questa piccola dibattiti
non tanto interreligiosi quanto interletterari, cioè di confronti tematici letterari. E ciao.